Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi riprendiamo la nostra rubrica dedicata alle storie dei grandi fotografi. Oggi è il turno di Irving Penn. Irving Penn nasce a Plainfield il 16 giugno 1917. Fratello maggiore del famoso regista Arthur Penn, quando compie 18 anni si iscrive al corso di disegno pubblicitario tenuto dal caporedattore della rivista Harper's Bazaar presso la School of Industrial Art di Philadelphia. Nel 1938 poi lavora come art director allo Junior League Magazine. A 25 anni decide di abbandonare il lavoro e di partire per il Messico, dove inizia a dipingere, ma dopo un anno torna a New York, non molto convinto delle sue capacità di pittore. Nel 1943 diventa assistente di Alexander Lieberman, art director della rivista Vogue, per il quale prepara i layout delle copertine dei fotografi della rivista. Lieberman rimane colpito dalle foto dei viaggi recenti di Penn e decide così di dargli fiducia come fotografo. E sempre nel 1943 realizza per la sua prima copertina di Vogue una natura morta. Nel 1948 poi è in Perù per realizzare alcuni servizi sempre per la rivista Vogue. Ma la prima vera fama internazionale arriva in seguito ad alcune campagne fotografiche sulla moda, realizzate nel corso degli anni 50. Arriviamo poi al 1967, quando crea un piccolo studio fotografico da viaggio, con il quale riesce a fotografare con lo stesso set in ogni parte del mondo, in qualsiasi condizione. Da qui arrivano i famosi Worlds in a Small Room, i mondi in una piccola stanza. Nel 1977 il Metropolitan Museum di New York presenta la raccolta Street Material, nella quale Penn fotografa i resti abbandonati dei materiali di tutti i giorni. E non so perché queste foto hanno per me qualcosa di affascinante, perché danno importanza a oggetti che quotidianamente noi snobbiamo. Nel 1980 poi vengono pubblicati alcuni nudi che erano stati realizzati negli anni 50, mentre nel 1986 realizza una serie di nuove nature morte dedicate ai crani animali. Penn si distingue per il suo stile classico, che rompe con lo stile sperimentale delle avanguardie. Nei suoi ritratti pone la figura in forte contrasto con lo sfondo ed è uno tra i primi fotografi a ritrarre i soggetti contro un semplice sfondo grigio o bianco. Altre volte invece sistema il soggetto davanti a due fondali disposti ad angolo, set ribattezzato poi Penn's Corner, l'angolo di Penn. Penn attribuisce grande importanza allo sfondo, perché il compito dello sfondo, secondo lui, è separare le persone dal loro contesto sociale, per poterle isolare e attirare l'attenzione maggiormente sulle loro caratteristiche individuali. Lo sfondo neutro pone in risalto l'individuo, lo fa emergere dall'anonimato. Con questa tecnica fotografa Duchamp, Picasso, Truman Capote, Dalí, Christian Dior, Grace Kelly, Al Pacino. Penn è morto a Manhattan nel 2009 a 92 anni. Dopo Newton e Avedon, con lui se n'è andato l'ultimo superstite della triade di fotografi che ha creato l'immaginario della moda come lo conosciamo oggi. Ma non solo fotografia di moda, come abbiamo visto ha realizzato anche ritratti di grandi creativi, fotografia etnografica, still life, ossa, oggetti, composizioni minimaliste, nonché reportage di viaggio. Come diceva lui stesso, posso essere ossessionato da qualsiasi cosa se la guardo abbastanza a lungo. Questa è la maledizione di essere un fotografo. Bene ragazzi, il video si conclude qui, spero che sia stato interessante. Io come sempre vi ringrazio delle iscrizioni, dei commenti e delle visualizzazioni e vi do appuntamento ragazzi ai prossimi video. Ciao a tutti!